Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Il piatto che vi farò vedere oggi è la vera ricetta depositata e gelosamente conservata dei tortellini bolognesi secondo la dotta confraternita del tortellino. Iniziamo con il ripieno. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 400 g di grana padano grattugiato, 300 g di mortadella bolognese, 300 g di prosciutto crudo, 300 g di lombo di maiale, una noce di burro, noce moscata e 3 uova intere. Come prima cosa dobbiamo andare a preparare il brodo vegetale. All'interno di una pentola ho messo sedano, carote e cipolla e porto a bollore. In un'altra pentola vado a mettere la noce di burro, accendo la fiamma e lo faccio sciogliere. Dopo che il burro si è completamente sciolto, vado ad inserire all'interno il lombo di maiale e lo faccio rosolare da tutti i lati. Vado a girare e faccio rosolare anche dall'altro lato. Dopo averlo fatto rosolare da tutti i lati, vado ad aggiungere 2 mestoli di brodo vegetale. Abbasso la fiamma, metto il coperchio e lo lascio cuocere. Il brodo deve coprire metà della carne, come ho fatto io. Mentre il nostro lombo di maiale sta cuocendo, andiamo a preparare il brodo che ci servirà poi per andare a cuocere i tortellini. Quello che ci servirà è un polletto ruspante del peso di 1,5 kg, poi ci servirà 2 coste di sedano tagliate grossolanamente, una cipolla tagliata anche grossolanamente e 2 carote. Poi ci servirà anche il sale quanto basta. Come prima cosa, all'interno di una pentola abbastanza capiente, vado ad inserire il polletto e vado a mettere all'interno l'acqua fino a farlo ricoprire tutto. Metto il coperchio, accendo la fiamma e porto al bollore. Dopo 35 minuti il lombo è pronto. Adesso lo tiro fuori, l'aggio su un piatto e dopodiché lo vado a coprire con la pellicola trasparente e lo faccio riposare. Vado a coprire con la pellicola trasparente in questo modo, faccio riposare una mezz'oretta e dopodiché vado a preparare il ripieno. È giunto il momento di andare a preparare il ripieno per i nostri tortellini. Quindi dobbiamo prendere un tritatutto, andiamo a tagliare il lombo che ormai si è raffreddato . Lo vado a tagliare . Inserisco all'interno del tritatutto e vado a frullare. Dobbiamo frullare fino ad ottenere un composto finissimo. Bene,
Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Adesso andiamo ad incorporare le uova. Il prosciutto crudo. E andiamo a frullare. Dopo aver frullato e aver ottenuto questo composto, lo vado a trasferire all'interno di una ciotola. Riprendo nuovamente il tritatutto e vado a frullare la mortadella. E vado a frullare. Aver ottenuto questo risultato, lo vado ad inserire all'interno della ciotola dove ho messo il lombo e il prosciutto con le uova tritate. Adesso vado ad unire il formaggio la noce moscata e vado ad amalgamare il tutto. Altro dobbiamo amalgamare il tutto rendendolo omogeneo. È pronto. Adesso lo metto, lo copro con pellicola trasparente e lo ripongo in frigorifero per 12 ore. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Bene, l'acqua è arrivata a bollore dove abbiamo messo il polletto e adesso inserisco il sedano, carota e cipolla e il sale. Rimetto il coperchio abbasso la fiamma e faccio cuocere lentamente per almeno 3 ore. Dopo aver preparato il ripieno e averlo fatto riposare 12 ore in frigorifero, adesso andiamo a preparare la sfoglia che ci servirà per i tortellini. Ci occorreranno 3 uova intere e 300 g di semola rimacinata. All'interno di una ciotola vado ad inserire la semola. Faccio un buco al centro e vado ad inserire le 3 uova. E inizio a impastare.
Impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Dopo aver formato una palla liscia e omogenea, vedete, copro con la pellicola trasparente tutto il panetto e lo faccio riposare per 20 minuti. Trascorso il tempo di riposo, vado a prendere la pasta. La divido in due. Una, formo una palla e la copro con pellicola trasparente di nuovo, nuovamente, per evitare di farla asciugare. Mentre l'altra la vado a stendere. Metto un po' di semola. Guardate che bella, morbidissima. E vado a stenderla. Dobbiamo ottenere una sfoglia abbastanza sottile. Dopo averla stesa, dobbiamo ritagliare dei quadrati molto piccoli, 3 cm. Quindi prima andiamo a rifilare la pasta. In questo modo. E vado a ritagliare. E adesso andiamo a formare i quadrati. Questo è il quadrato che dovremo ottenere, vedete? Così. Adesso vado a prendere il ripieno e lo vado a distribuire su tutti i quadratini. Prendo un po' di ripieno con le mani, in questo modo, e vado a posizionare dei piccoli ciuffettini. Sicuramente il ripieno vi avanzerà, quindi o aumentate la dose della pasta, quindi della sfoglia, oppure diminuite le dosi del ripieno. Dopo aver sistemato il ripieno, vado a prendere il quadratino, sistemo per bene il ripieno, dopodiché vado a prendere i due lembi e li faccio combaciare perfettamente, quindi li vado a unire in questo modo, vedete? E formo un triangolo. Dopodiché schiaccio questa parte e questa parte e con l'indice vado a girare, sovrappongo l'altro lembo, chiudo e il tortellino è pronto. Lo vado a sistemare all'interno di un vassoio con un po' di semola rimacinata.
quindi ve lo faccio rivedere. Quindi sistemo il ripieno, dopodiché unisco i due lembi perfettamente. Attorciglio intorno al dito, premo e il tortellino è pronto. Adesso continuo a fare tutti gli altri. Ho finito appena adesso di preparare tutti i tortellini, guardate qua che sono belli, con la dose che vi ho dato di 300 g di semola e 3 uova sono usciti 200 tortellini. Il ripieno che mi è avanzato, che me ne è avanzato un bel po', adesso lo faccio a porzioni e poi lo vado a congelare. Sono trascorse 3 ore e il nostro polletto è pronto. Adesso lo tiro fuori e lo adagio sopra un vassoio e dopodiché vado a filtrare il brodo. Vado a filtrare il brodo. Dopo averlo filtrato, accendo la fiamma nuovamente, metto il coperchio e porto nuovamente al bollore. Il brodo è arrivato di nuovo ad ebollizione. Vado a calare i tortellini. Vado a mescolare. E non appena i tortellini saliranno a galla, sono pronti per essere impiattati. Bene, i tortellini sono pronti, posso andare ad impiattare. Metto una spolverata di grana padano grattugiato e i miei tortellini in brodo sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi voglio far vedere come si presenta il tortellino al suo interno. Guardate. Bellissimo. Questo me lo pappo io. Troppo buono. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana. Vi invito anche a iscrivervi al mio gruppo Facebook e di seguirmi sul mio Instagram. Vi lascio sotto in descrizione i link. Grazie, un bacione a tutti e alla prossima video ricetta!